grado, eh? Oh. Allora, siamo all'interno dell'ex ospedale psichiatrico. Psichiatrico? Psichiatrico, come dicono i siciliani. Io avevo un professore siciliano, si chiamava Saieva, ancora me lo ricordo, che diceva psichiatrico. Allora, ero un professore di filosofia. Siciliani sono tutti grandi filosofi. A cominciare da Platone. Platone ha cominciato a fare filosofia stando in Sicilia. Sì. Quando nelle due occasioni che è venuto a Siracusa. Allora, siamo qui nell'ex ospedale psichiatrico, che è un qualcosa. Come Pitagora. Esattamente. Che è qualcosa di grande. Vabbè, Pitagora era un po' più a nord. All'epoca era, sì, però all'epoca Siracusa era come la New York di adesso. Esattamente, bravissimo. Ma anche Crotone non era da meno. Allora, qui è Siete. E Sibari. Sempre. La Francesca. Sì. I Sibariti sono personaggi eccezionali. Allora. E qui si è trattato questa sera dell'operazione di privatizzazione di questo ente enorme che, qualora fosse in mano a lor signori, lo trasformerebbero in una città, perché l'entità... Ah, questi erano almeno 100 ettari. A dir poco. Almeno 100 ettari. A dir poco, in una delle zone più belle di Roma. No, Monte Mario. Esatto. È la zona più in di Roma. Ricordiamo. Con l'Eur è la zona più in di Roma. Ricordiamoci che a Monte Mario i cittadini romani venivano a villeggiare l'estate. Andiamo al monte, dicevano. Inizialmente Monte Mario era territorio etrusco, come il Giannicolo. Esatto. Cioè la riva nord, esatto, del Tevere era di Veio, era possesso di Veio. Tant'è che anche qui alla chiesa di Sant'Oreste, sotto la cripta, una ventina d'anni fa, quando hanno fatto degli scavi per, diciamo, il consolidamento delle strutture, hanno trovato un reperto etrusco. No, hanno trovato proprio un cimitero etrusco, diciamo, ecco. Un reperto. Cadaveri a tutto spiano. No, era il periodo dell'incenerizzazione, per cui hanno trovato tutte urne sì. Cinerarie. Ottimo per fare il budino. Allora, già che ci stiamo, potevamo dire un'altra cosa di cui non mi ricordo, per cui la smettiamo. Siccome in questa zona qui mi è venuta l'ispirazione di fare un commento che è di carattere sanitario, voglio far vedere un articolo che è uscito sul pregevole quotidiano La Verità di oggi, 21 aprile 2017. Allora, qui questo sarebbe uno storico della medicina. Questo qui sarebbe uno storico della medicina. Dice lui? Beh, sicuramente è uno storico della medicina, della sapienza. Oh, della sapienza. Quindi catalogato fino in fondo. È un sapiente, quindi è della sapienza. Intervista Andrea Grignolio o Grignolio. Sui vaccini dicono un sacco di balle, in medicina non c'è la par condicio. Attenzione, è molto importante, perché sono elementi importantissimi. Il docente. Il docente. Gli scienziati contrari sono il 2%, ma c'è anche chi è contro la teoria della gravità o chi sostiene che la Terra è piatta. Allora, intanto dobbiamo dire subito che chi è contro la gravità probabilmente è molto più in là di coloro che hanno affermato l'esistenza della gravità, perché la gravità oggi è esclusivamente uno strumento di misura e basta. Per quanto riguarda invece che la Terra è piatta, l'abbiamo già detto più di una volta che si tratta di queste teorie fake news che sono messe in giro a distrazione. A distrazione, soprattutto per dire: vedete, questo è un branco di stronzi, eccetera, eccetera. Quindi noi, caro storico della medicina, noi le cose le conosciamo. Per quanto riguarda i vaccini, una delle
le tecniche più evolute di manipolazione dei cervelli è appunto quella di scambiare i vaccini classici, come l'antivaiolo, tanto per dirne comprovata, testata la generazione e quant'altro, con i vaccini che l'industria farmaceutica immette sistematicamente inventandosi le medicine, no, inventandosi i recettori, sì, alle malattie, sì, sì, perché lì in quei vaccini ci sono i recettori delle malattie che stanno per arrivare, esattamente, non solo ma inventandosi anche le malattie, vi ho sbagliato, certo, noi, le malattie che devono inventare, sì, che stanno in via di definizione. Quando facevo parte di una certa commissione dell'Istituto Superiore della Sanità, noi analizzammo il sistema di lavaggio del cervello della popolazione con tutta una serie di invenzioni di eventi mai accaduti, controllo, o accaduti 10-15 anni prima, controllo mediatico, esattamente, con articoloni che non diciamo quali, perché articoloni a tutta pagina dei quotidiani, come per il reporter o preteso reporter costretto in claustrofobia in Turchia, esattamente, poverino, quanto mi dispiace soffre di claustrofobia, ci doveva pensare un po' prima, no, magari. No, certo, beh, sai, coi soldi, capito, si affrontano anche queste cose, anche quei rischi, sì, però nel momento in cui sei nel rischio ti caghi addosso, sì, bene. Bene, mi auguro che ci sia qualche turca che gli vada a pulire le parti basse. Allora, detto questo... Alla turca, per forza. Lo famoso rondò alla turca, niente un po' di meno di Dave Brubeck. Bellissimo. Rondò alla turca. Bellissimo, che cazzo di... Hai tirato fuori una cosa eccezionale. Quella è musica, porca miseria. Allora, giustamente... Dave Brubeck, ma vuoi niente. Giustamente, guarda, tu mi hai ricordato... C'ho un pezzo di... C'ho Take Five. Take Five è una cosa... Io ce l'ho in 4 o 5 formulazioni diverse, con diversi sassofonisti, e anche con due sassofonisti, John Desmond e Jerry Mulligan assieme. Pezzo Jerry Mulligan, mi hai detto... Non mi hai detto niente. Allora, torniamo a noi dopo questa divagazione. Allora, il principio fondamentale, poi lo commenteremo qualche altra volta, no? È appunto quello che la scienza ha sempre ragione. Quale quelli scienza? Questa è la scienza. L'accademica? Questa è la scienza. Poi non puoi specificare quale, no? Vabbè. È la scienza. La scienza ha sempre ragione, e quelli che dicono che la scienza dice molte volte, soprattutto attraverso i media, delle cazzate, sono cattivaci, sono ingenui, eccetera. Ma a bontà sua, lo storico della medicina ammette una cosa, che quelli che maggiormente credono alle fake sono le persone acculturate. Perché capiscono la razionalità della fake, no, contro l'irrazionalità, sì, dell'accademia. Però lui dice, però lo dice lui che sono acculturate. Allora, o tu dici che le persone acculturate sono preparate, o tu dici invece che la cultura non serve a niente. Mettiti di qua che c'è più. Chiaro? Okay. Mi pare ovvio, no? Sì. Ma se tu, allora devi partire da un assioma che le persone acculturate sono i più cretini. Detto questo, voglio ricordare alcuni punti essenziali allo storico della medicina. E lo storico della medicina dovrebbe sicuramente ricordarsi che, ad esempio, per quanto riguarda la scientificità della medicina, fino a qualche secoluccio fa, nelle facoltà di medicina non si insegnava anatomia umana, per tutta una serie di ragioni che non voglio dire, però obiettivamente non si insegnava. Più che altro religiose, morali e religiose. L'importante è che non si insegnava. Allora, ma quella era la medicina ufficiale. Allora come fai a dire, se guardate, voi contestate i vaccini, io mi ricordo una volta una sceneggiata in una USL in cui un grosso medico ha piantato una grana per avere il certificato in questa, qui, in questa parte di Roma qui, potrei dire anche in quale USL, ha piantato la grana all'impiegata per circa un'oretta, io sono stato lì a sentire, come vediamo dove va a finire, che lui dice ai miei figli, ai vaccini, i vostri vaccini, non li ricordo fare. Alla fine quello ha dovuto cedere, quello è un grosso medico della zona, mi ricordo benissimo anche come si chiamava, poi è morto.
e ha ceduto e gli ha dato la certificazione, tanto per dire. Quindi io l'ho vissuta questa situazione. E lui aveva perfettamente ragione, perché lui veniva da un'area africana, questo medico. Ne sapeva di più di tanti che stavano qua a Roma, di vaccini. E parlavo di vaccini veri, cioè l'antivaiolo, l'antidifterica e quant'altro. E quindi quelli sono quelli veri. Certo. L'altro aspetto che voglio dire, quindi la scienza medica ufficiale non è la più precisa e la più sicura. Il secondo aspetto riguarda un aspetto banalissimo circa alla scientificità e alla onestà intellettuale della medicina. Vorrei ricordare il caso particolare che fu oggetto di un romanzo di un grande medico, che è stato anche un grande letterato, Céline, il quale Céline ha scritto la storia di Semmelweis. Sì, ma Céline era uno che era contro il sistema, contro il regime, contro tutto, contro la morale, contro tutto. Tu mi hai citato il massimo. Sì, ma infatti, giustamente, ha ricordato a questa società la storia di Semmelweis. E chi era Semmelweis? Un medico che guariva le sue pazienti, perché praticava una cosa che all'epoca, cioè un centinaio di anni fa, siamo un centinaio di anni fa, le quali pazienti uscivano dal suo reparto vive, mentre le altre morivano di sepsi e puerperale. A fronte di questa evidenza, no? I medici continuavano a non lavarsi le mani. Allora, che cosa mi viene a raccontare? A fronte di questo, il povero Semmelweis è uscito pazzo, non poteva che uscire pazzo, aveva la prova tangibile che aveva ragione. Ma siccome la scienza è un'altra cosa, la scienza accademica è uguale, è la scienza, è un'altra cosa, la scienza ha sempre ragione. Poi c'è un altro caso, altri due casi e la chiudiamo. Noi quanto prima leggeremo la prefazione, l'abbiamo già fatto vedere più di una volta, di un importantissimo testo del grande Nicola Pendel. Ora, questo testo che io leggerò, cioè leggerò la prefazione, era del 1938. Nicola Pendel faceva, che è stato il creatore del neo-ippocratismo italiano, citava appunto il caso di Ippocrate, che nell'uomo vedeva il tutto, compreso gli aspetti psichici. Bene, Nicola Pendel queste cose le ha scritte nei testi suoi, quindi l'ha dette a migliaia dei suoi studenti, a tutt'oggi è come non avesse detto niente. E questa è la scienza medica. Ultima cosa che a mio avviso è... Beh, lì c'entra pure l'editoria, c'entra pure la formalità, il formalismo in generale. L'acquisizione delle concezioni più innovative in medicina ritarda di qualche secoluccio. Anche e soprattutto da tutto, non solo in medicina. Sì, vabbè, ma lì ci sono degli interessi concreti. Siccome lui parla di interessi concreti di alcuni medici che sono alternativi, secondo lui, alla medicina ufficiale, che è quella giusta, quella che guarisce immancabilmente, a conclusione voglio dire, sempre questo storico della medicina, che uno dei più grossi progressi degli ultimi decenni è stata la scoperta della medicina basata sulle prove di efficacia. L'abbiamo detto più di una volta, continueremo a dirlo. Che cosa significa medicina basata sulle prove di efficacia? Che una medicina o un intervento medico, anche chirurgico, è valido se tu provi che ha dato dei risultati validi. Validi. Che significa quello? Significa anche che a tutt'oggi non siamo nemmeno arrivati a questa concezione che è la più banale, che è la più terra terra. Che dovrebbe essere lo standard minimo, come hai detto tu. La verifica sui fatti, e la verifica ancora non c'è. Perché qualsiasi cosa che viene detta, qualora venga detta dall'industria farmaceutica, è presa per buona. Questi sono i fatti, va bene? L'abbiamo detto tante volte e continueremo a ridirlo. Arrivederci e grazie. Sempre so long. Sempre.